La luce della pace di Betlemme arriva a Sala Consilina grazie all'iniziativa del rinato gruppo scout in collaborazione con le parrocchie salesi e del Vallo di Diano. Si tratta della 20ª edizione dell'evento che vede portare in tutta Europa in treno la luce proveniente direttamente dalla grotta della Natività a Betlemme e dalla lampada d'olio che arde perennemente da moltissimi secoli, alimentata dall'olio donato a turno da tutte le nazioni cristiane della terra. Un segnale di amicizia, fratellanza e speranza mai così opportuno come di questi tempi e che vede sempre maggiore partecipazione ed entusiasmo da parte dei gruppi scout di tutta Europa. È un'iniziativa tradizionale degli scout, in quanto nasce negli anni 60, dove gli scout austriaci per la prima volta sono andati a prendere questa fiammella, perché in realtà si tratta di una fiammella, però simboleggia la pace, a Betlemme, proprio nella grotta dove nacque Gesù bambino. E nel passare degli anni è stata portata poi in Italia, e questo tramite una staffetta fatta con il treno di tutti gli scout d'Italia. Noi, essendo che quest'anno per dopo tanti anni dalla chiusura, abbiamo riaperto il gruppo a Sala Consilina, abbiamo deciso di partecipare anche noi all'evento facendo la richiesta. Sabato sera andremo a prendere questa luce alla stazione di Battipaglia, dove farà una delle tante fermate questo treno, che arriverà fino a giù in Calabria, addirittura arriva in Sardegna e in Sicilia. E domenica mattina poi qui a Sant'Anna ci sarà l'evento principale, dove insieme a Don Luciano, che comunque ci ha dato una mano a organizzare il tutto, noi porteremo questa luce, dove tutte le persone sono coinvolte, al di là della fede di appartenenza, perché voglio ribadire, è importante. È un qualcosa che simboleggia la pace, quindi non ha distinzioni di religione, di colore della pelle, di ceto sociale, ma tutti possono prenderla. Alle 11 c'è qui la messa, dove il Monsignor De Luca, il Vescovo della Diocesi di Teggiano, dirà messa, accompagnato da tutti i preti di Sala Consilina. Dopodiché faremo questa marcia della pace, che sicuramente è simbolica, però si spera che si colga il senso, specialmente dopo tutti gli ultimi avvenimenti spiacevoli che sono avvenuti nel mondo. Dopodiché ci recheremo in piazza e lì ci sarà un bel evento dedicato soprattutto ai bambini, tant'è che c'è già un albero dove però verrà allestito da tutti i bambini. Infatti ogni bambino, ma anche gli adulti se vogliono partecipare, possono portare qualcosa di loro per abbellirlo. Sabato, ma specialmente domenica, chiunque con un lumino, una fiammella, anche una candela, può prendere questa luce, questo simbolo, e portarla nelle proprie case.